Allora, per quelli che ho doppiato io, ovviamente, io non prevedevo di doppiare Geoffrey Rush nel discorso del re, perché secondo me ci poteva essere di meglio, di più, e soprattutto non volevo dirigermi in una cosa così importante, perché è un film, a parte degli attori, dei coprotagonisti straordinari, da Helena Bonham Carter in giù, è un film a due, quindi bisogna che i due siano entrambi bravi allo stesso modo, perché se uno è decisamente più bravo e l'altro è decisamente meno bravo, il film crolla, proprio crolla, non c'è dubbio. Avevo pensato ad altre soluzioni. Alla fine nessuna di queste è risultata fattibile, per cui su spinta della mia adorata, allora assistente, del mio adorato, allora fonico, mi dissero: perché non lo provi tu? Ecco, quello è un attore che io non volevo, non volevo, non volevo, non volevo. Mi hanno praticamente costretto, messo davanti a un microfono, mi hanno fatto loro il provino. È un attore che mi è venuto facile, facile, perché ha un'intelligenza dietro che è notevole come attore, come ce l'aveva lo straordinario attore che doppiava Piton. Lui era un attore veramente bravo, ma veramente, poi nuovo, diverso. Voglio dire, se voi calcolate Piton, che tutti all'inizio liquidavano come il cattivo della faccenda, invece questa capacità, questa di mettere insieme sfumature, lasciarlo nell'ambiguità perenne, non riuscivo mai a capire da che parte stava. E io continuo a dire, l'ho sempre visto il personaggio, non lui, l'ho sempre visto come un'entità, non era nemmeno, non riuscivo neanche a capire da che parte andava, anche perché a volte era cattivo, spietato. Però intuivi che sotto quella cattiveria forse c'era qualche altra cosa, non era cattiveria pure semplice, c'era dolore. E allora sono questi i personaggi che mi stimolano molto, questi e i personaggi comici brillanti, quelli mi divertono quando, insomma, le caratterizzazioni. Non parliamo poi di Gollum, è inutile dirlo, Gollum. È stato uno sforzo vocale non indifferente, però quando il secondo film è uscito e c'è stata l'esplosione di Gollum in tutta Italia, per un anno tutti si chiamavano Tessara, tutti i ragazzi e le ragazze, il che era un segno di insomma, avevamo centrato l'obiettivo.